Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di TV Prato. Pittore pratese realizza un'opera incompiuta del grande artista Jean-Michel Folon, del quale oggi ricorre il quarto anniversario della morte. È di un pittore pratese la realizzazione di un'opera incompiuta di Jean-Michel Folon, del quale oggi ricorre il quarto anniversario della morte. Una serie di 8 dipinti realizzati ad olio su tela. A 4 anni dalla morte dell'artista belga Jean-Michel Folon, è stata affidata al pittore pratese Mario Sileci la rielaborazione di un suo progetto. Partendo da poche tracce appena abbozzate, grazie alla consulenza della moglie di Folon, Paola, Sileci ha realizzato una serie di bozzetti preparatori per passare poi alle grandi tele definitive. Le tele, visibili nell'antica Chapelle des Penitents Blancs a Saint-Paul-de-Vence, nella Francia meridionale, sono state montate con supporti in alluminio e magistralmente dipinti dal pittore pratese, il quale, giocando sulle trasparenze e sulle sfumature di grandi superfici, ha mantenuto la leggerezza e la freschezza tipica dello stile di Folon. Davanti alle tele saranno poste delle arcate che faranno da cornice alla raffigurazione, dando l'impressione di uno spazio aperto, che insieme al mosaico e alle vetrate offriranno la sensazione di un ambiente sereno ed armonioso. Allora, le maggiori difficoltà nell'affrontare questo lavoro sono state innanzitutto il fatto che non c'erano dei bozzetti esecutivi lasciati dal signor Folon. Questa è stata la prima cosa. Invece la seconda difficoltà è stata il dover ricavare da una materia come l'olio una materia simile all'acquerello, quindi giocata sulle trasparenze e su certe tonalità di colori. Il progetto non è stato organizzato solamente da me, io diciamo ho costituito la parte più pratica, più manuale del lavoro, però c'è stato anche l'ausilio e il supporto del materiale che mi ha portato la signora Folon e anche della guida che mi ha dato il signor Michel Lefebvre. Bene, per questa sera il telegiornale finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.